Dal nostro corrispondente nel 1795, Venezia, è stato pubblicato Rustici Latini Volgarizzati del padre domenicano Francesco Soave, tra le annotazioni quella su un innesto ideato da Don Carlo Mazza nel 1789 e premiato dalla Società Patriottica di Milano e per l'agricoltura. Passiamo la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buona Valassina! È sorprendente come Don Carlo Mazza, un prevosto di campagna, pur con impegnativi impegni alle spalle, sia dedicato alle attività più disparate. Teologo, storico, scrittore, all'occasione anche politico, nel contempo esperto di agricoltura, alimentazione e apicoltore. Don Mazza non era un dilettante, visto che riceve in almeno due occasioni la medaglia premio della Società Patriottica di Milano. Il Soave, riferendosi ai tipi di innesto regolati da Virgilio nelle Georgiche, ricorda che due punti a verità tre virgolette. Per questo che chiamiamo innesto scudo o a inoculazione, un facile metodo ha suggerito recentemente il signor Don Carlo Mazza, proposto di Asso nel Milanese. Per mezzo di due ferri tondi affilati simili a quelli con cui si taglia le ostie, con uno dei quali si porta via la corteccia dal luogo ove si vuol fare l'innesto, e con l'altro si prende dal trapianto un disco di corteccia fornito ad un occhio e portasi immediatamente al luogo donde il primo è stato tolto. La figura e l'uso di questi ferri può vedersi negli atti della Città Patriottica di Milano, volume 3, pagina 419, e nuova edizione di Mitter Parker, tomo 3, pagina 22.